a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi trovate bareface perché oggi mi preparerò con voi mentre parleremo di preferiti di luglio e di agosto, perché purtroppo non ho avuto tempo di filmare prima i preferiti di luglio, quindi facciamo un video insieme mentre mi preparo, così facciamo un po' di multitasking e giustifico il fatto che sto facendo un video YouTube invece di studiare. Detto ciò, se siete nuovi qui, ciao, io sono Doina, su questo canale parliamo un po' di tutto, soprattutto di veganismo e di sostenibilità, ma anche di tanti altri argomenti, perché io sono una che ama tantissimo parlare di tante cose, ho troppi interessi, quindi non mi piace limitarmi a un solo argomento. Ecco perché non ho successo sui social. Oltretutto ho anche cominciato il mio dottorato, quindi molto spesso parlo del mio dottorato anche. Se avete voglia di seguirmi su Instagram, lì sono molto più attiva, trovate tutti i link qua in descrizione, c'è il mio Instagram, c'è il mio TikTok, c'è Goodreads se vi interessa, c'è il mio link affiliato con la Wild, eccetera, eccetera, il mio shop Etsy, ecco. Quindi tutto sarà in descrizione, quindi cominciamo questo video. Prima di tutto ho cambiato colori di capelli perché i miei capelli proprio hanno odiato tantissimo il mio cambio di quest'ultimo anno. Praticamente io ad Halloween dell'anno scorso sono passata dal nero corvino a una specie di rosso marroncino, era molto bello quel colore, ma sbediva molto in fretta. Poi ho deciso di andare per il viola e poi all'inizio dell'estate sono andata proprio rossa rossa e nonostante sia tipo il colore che io sognavo da una vita, purtroppo mi ha fatto veramente cagare. Quindi non mi è piaciuto e anche i miei capelli a quanto pare non è piaciuto. Sono stati molto ribelli in quest'ultimo anno, ma da quando sono tornata di nuovo a un colore scuro si sono calmati. Non si sa, proprio hanno deciso di fare gli hater e quindi niente, hanno vinto. E sono anche molto onesta, anche io mi ci ritrovo molto meglio con i capelli scuri. Oltretutto, per chi non lo sapesse, per chi non mi segue su Instagram, sono stata licenziata. Ma possiamo parlare in un altro video se avete voglia, ma se no ho fatto un video su Instagram. Quindi adesso sono jobless e quindi avere un colore di capelli un po' più facile da mantenere è molto meglio. Detto ciò, non distraiamoci, passiamo alla prima categoria del mese, dei preferiti del mese, ovvero film. Il film di luglio è Deadpool. Deadpool e Wolverine, oh my god, ho riso tantissimo, sono andata il primissimo giorno che è uscito, cioè avevo proprio prenotato i biglietti in anticipo, ho pagato troppi soldi, però ero troppo felice perché Deadpool purtroppo io ce l'ho nel cuore. In generale a me piace tantissimo la Marvel, ho visto tutti i film, tutte le serie, eccetera, però Deadpool ce l'ho proprio nel cuore, quindi ero veramente felicissima, soprattutto perché il 2 è uscito tipo 6 anni fa, quindi sì, mi è piaciuto tantissimo, quindi questo è stato il mese. Boromir, ti vedo sulla fotocam, cioè, cosa stai facendo? Vabbè. E quindi ero veramente felice, oltretutto sono stata anche ovviamente felice di vedere di nuovo Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, perché io sono una grandissima fan degli X-Men, cioè gli X-Men sono stati i primissimi film che io ho visto dell'universo Marvel, tipo ero anche piccola quando li ho visti, quindi mi facevano un po' paura, però li guardavo lo stesso. I film di agosto invece sono due e sono due film horror. Allora, per chi non lo sapesse, sono anche una grande appassionata di horror. Proprio qualsiasi horror l'ho visto, raga. Ho visto tutto ciò che è uscito su questo pianeta, persino i più trash, persino i più stupidi, persino. Cioè, ho visto veramente tutto perché mi piacciono i film horror. Per me sono proprio dei comfort movie, lo so che tipo sembra una cosa da psicopatici, però mi piacciono veramente tanto. E però sono sempre andata al cinema da sola a vedere i film horror, quasi sempre. Almeno questi due li ho visti da sola, perché lui è un gran fifone, a lui non piacciono gli horror e io non lo costringo. Però siccome per Natale mi aveva regalato questo abbonamento al cinema che ti dava un biglietto gratis al mese, poi ti dava vari sconti per altre cose, allora io ne approfitto e vado tantissimo al cinema da quando ho questo abbonamento. Infatti, credo che mi farò regalare sempre la stessa cosa anche quest'anno perché è stato veramente utile. E i due film, scusate, mi sto perdendo già in chiacchiere, i due film di cui voglio parlarvi sono Long Legs e Cuco. Cuco? Cucù? Cucù? Anyway, Long Legs è uscito credo a inizio del mese o comunque a luglio, io sono andata a vederlo ad agosto, I don't know. È con Nicolas Cage, ma oltretutto la cosa bella di questo film è che non hanno assolutamente fatto tanta marchettata attorno a Nicolas Cage, nel senso che non sapevamo neanche che aspetto avesse nel film ed è stata questa la cosa bella. Però vi giuro che quando ho visto Long Legs sono uscita dal cinema con una sensazione di come se qualcuno mi avesse messo una maledizione addosso e io adoro questa cosa. Quando i film
film horror mi fanno sentire così, significa che è stato un buon film horror. E Cucù l'ho visto proprio qualche giorno fa, sono andata proprio all'ultimo minuto perché ho detto, you know what, oggi voglio andare al cinema, vediamo cosa c'è di bello, e ho visto che era uscito Cucù, quindi ho detto, ok, you know what, vado. Sono andata ovviamente sempre da sola, non c'era tantissima gente in sala perché comunque non credo fosse tipo un blockbuster pazzesco, però secondo me ha avuto molto successo, comunque le persone che l'hanno visto stanno lasciando delle recensioni molto buone, e io sono contenta perché quest'anno per gli horror sono stata molto soddisfatta, ci sono stati parecchi film horror che mi sono piaciuti, quindi sono veramente contenta, continuate così perché sta arrivando oltretutto la stagione degli horror, cioè l'autunno quando inizia io inizio a riguardarmi tutti i miei horror preferiti, quindi chi voglio prendere in giro li guardo sempre, quindi niente, sono stata molto contenta, quindi questi sono stati i miei tre film prefe di questi ultimi 2 mesi. Prossima categoria, libri. Ovviamente lo scorso mese vi ho parlato del primissimo di Puppy War. A luglio ho letto il secondo, in questo momento sto leggendo il terzo, non l'ho finito, quindi non lo sto mettendo per il mese d'agosto. Però questa trilogia, raga, è molto molto bella, onestamente mi sta piacendo tantissimo, so già che soffrirò tantissimo, lo so già che il terzo non potrà finire bene, però mi sta piacendo tanto. Questo ammetto che mi è piaciuto un pochino meno del primo libro, perché c'erano alcuni momenti in cui erano veramente non stava succedendo un cacchio e non... Però comunque gli ho dato 4 stelline, quindi mi è piaciuto veramente tanto. Questo terzo, adesso sto leggendo, sono comunque all'inizio, avrò letto tipo, non so, i primi 12 capitoli, qualcosa del genere, quindi non sono neanche a metà. Mi sta piacendo molto di più, quindi credo che il terzo avrà le mie 5 stelline, anche se finisce male, anche se lo so che finirà male, perché non c'è altra scelta. Però questa è veramente, sarà una di quelle trilogie che mi porterò nel cuore, che verrà messa tra le mie trilogie preferite insieme al Signore degli Anelli, ok? Cioè... is that good? Per quanto riguarda agosto invece ho dovuto mettere un po' da parte tante letture, però ho letto delle cose, ma la cosa più bella è che, raga, ho cominciato a leggere I Piccoli Brividi. Allora, io ogni tanto mi arriva questa botte di nostalgia in cui mi ripenso al fatto che io leggevo I Piccoli Brividi. Questo è stato un acquisto a caso, l'ho trovato in un negozio e ho detto mi piaceva la scatola e dentro ci sono tipo 5 Piccoli Brividi. Però questo mi ha fatto venire in mente che io I Piccoli Brividi li leggevo quando sono arrivata in Italia. È così anche che ho imparato l'italiano. Quindi questi libri sono in inglese. A me non piacciono molto queste edizioni, mi piacciono le edizioni italiane, quelle col bordo verde, eccetera, eccetera. E ne avevo alcuni in Italia, però non tantissimi perché a un certo punto non si trovava più di quell'edizione lì. Quindi cosa ho deciso? Ho deciso di fare un appello, e lo rifaccio anche qui, di fare un appello che sto cercando I Piccoli Brividi, soprattutto quelli degli anni 90, proprio la serie principale, I Piccoli Brividi, perché poi ci sono i Super Brividi, poi ci sono altre cose in mezzo, però io cerco la serie principale, quindi avevo fatto un documento Word con tutti i libri che sto cercando. Tutti possono accedere a quel link per vedere quelli che ho già e quelli che sto cercando. L'ho fatto questo appello su Instagram, se mi seguite su Instagram, se volete lo trovate proprio nei highlight dove c'è scritto cerco e si vede proprio la copertina di Piccoli Brividi e vedete i libri che sto cercando. Alcuni li ho già trovati, sono molto contenta, tantissime persone avevano I Piccoli Brividi in casa e me li hanno regalati, alcuni invece li hanno trovati nel negozio dell'usato e li hanno comprati per me, altri li sto cercando io per vedere se li trovo su Vinted, eccetera. Quindi questo agosto ho avuto questo... piccola esplosione di nostalgia che volevo rileggere I Piccoli Brividi. Me li sono scaricati tutti sul mio Remarkable, sul mio bellissimo Remarkable, e quindi li sto leggendo qua ogni tanto la sera prima di dormire o dopo che ho fatto una intensa giornata di studio. Allora mi metto a leggere un piccolo brivido come premio, ecco. Quindi questo è stato il mio agosto. Il mio agosto è stato pieno di Piccoli Brividi e anche di altri libri, però ovviamente I Piccoli Brividi sono stati quelli che sono rimasti con me proprio perché sono molto eccitata del fatto che la gente sta trovando I Piccoli Brividi e ogni volta che clicco sulla lista e c'è un libro che sparisce ce l'ho già, sono molto contenta. Il momento in cui avrò tutti I Piccoli Brividi collezionati sarò una persona felice. Riguardo alla musica, invece, luglio gli Stray Kids hanno fatto uscire un nuovo album. Per chi non lo sapessi, io sono una fan del K-pop, in particolare degli Stray Kids e dei BTS, però ascolto anche i TXT, le ATEEZ e altri gruppi, però principalmente BTS e Stray Kids sono i miei cuoricini, e gli Stray Kids hanno fatto uscire un nuovo album che si chiama 8 pazzeschi, e hanno fatto uscire appunto la loro, il loro, come si chiama,
la main title, sì, la main title, si chiama Chick Chick Boom, quindi Chick Chick Boom, non so neanche se l'ho pronunciata bene, però vabbè, andatela ad ascoltare, è pazzeschissima, l'ho adorata, per una volta sono stata d'accordo con la main title, perché alle volte magari dico, ma avrebbero dovuto scegliere questa invece di quest'altra, ma vabbè, l'album è un mini album, quindi non ci sono tantissime canzoni, però io sono stata comunque contentissima, invece ad agosto appunto non ho ascoltato granché, ad agosto credo di aver ascoltato principalmente podcast più che musica. Le serie TV, raga, anche qua purtroppo non ho cominciato niente di nuovo, per il semplice fatto che io quando vivo in un momento un po' così, nel senso quando ho un periodo in cui non sto proprio bene mentalmente, tendo a fare rewatch di cose che sono comfort per me, come per esempio Friends, oppure How I Met Your Mother, ho ricominciato New Girl, queste serie che so che le guarderò e sarò contenta di vederle, quindi non ho cominciato nuove cose, ma so che ad agosto sono uscite un sacco di cose, del tipo devo vedere Umbrella Academy, che è l'ultima stagione, poi so che è uscita un'altra serie che mi interessava, insomma, cioè sono uscite un sacco di cose, ma io purtroppo appunto buttandomi subito sui rewatch, ecco, non ho cominciato niente, quindi sulle serie TV non ho scoperto niente di eccezionale, ma devo recuperare un sacco di cose. Prossima categoria, le attività preferite del mese. Allora, a luglio ho fatto una cosa molto bella, ovvero ho fatto un ritiro di studio. Praticamente sono andata con dei miei compagni dell'Università di Montreal. A proposito, oggi ho finito ufficialmente, cioè oggi sarebbe stata la mia laurea dell'Università di Montreal, hanno detto che siccome ero ancora iscritta al trimestre estivo, sarebbe per la prossima sessione alla laurea, ma ho finito tutto, raga, ho finito, ho già il diploma in mano, ho già tutto. Tutto basta, ciao Università di Montreal, merda. Quindi, siccome durante l'estate ero ancora una studentessa iscritta in redaction, insomma, allora avevo accesso a questi ritiri di studio che l'università organizzava. Praticamente l'università ha in mezzo ai boschi una specie di posto dove principalmente la gente di scienze che va lì a fare ricerca. E è una specie, sembra il campeggio, tipo sembra il campeggio che hai tipo il lettino a due, le stanzine sono piccole, c'hai i pasti con orari precisi eccetera, e poi c'era la biblioteca, quindi sono andata con dei miei compagni dell'Università di Montreal, che abbiamo avuto insieme parecchi corsi, oppure ci conoscevamo così, e quindi siamo partiti tutti insieme per 4 giorni, quindi siamo stati 4 giorni in questo posto meraviglioso che era un po' in mezzo ai boschi, c'era un lago, io ero in stanza da sola, perché ho prenotato all'ultimo, quindi sono stata da sola, ma vabbè, non sarebbe cambiato niente se ero anche con un'altra persona, e quindi siamo partiti e avevamo colazione alle 8, pranzo alle 12 e cena alle 5 e mezza. Lo so che adesso qualcuno dirà oh my fucking god, però qui in Canada si cena presto e io sono contenta perché io ceno solitamente verso le 6, quindi sicuramente iniziavo ad avere fame, quindi sono molto contenta di questi orari. E dopo colazione andavamo in biblioteca e facevamo i nostri propositi della giornata, avevamo sul muro vari post-it sulle cose che volevamo fare, le cose che sono state già fatte, le cose che erano in corso, e questo ha aiutato molto, quindi facevamo anche la tecnica del pomodoro, che per chi non lo sapesse era tipo 45 minuti di studio e 15 minuti di pausa, oppure 50 minuti di studio e 10 minuti di pausa. Noi facevamo, mi sa, 50 minuti di studio e 10 di pausa, quindi eravamo tutto concentrato per 50 minuti, poi 10 minuti parlavamo, facevamo cose, poi andavamo a pranzare, poi dopo pranzo alle volte io andavo a farmi un pisolino, oppure tornavamo in biblioteca e studiavamo magari verso le 4 e mezza, poi andavamo al lago, ci buttavamo un po' nel lago perché faceva molto caldo fuori, e poi cenavamo, e poi magari dopo cena alle volte tornavo a studiare, alle volte invece stavamo insieme a fare altre cose. La prossima categoria è prodotti beauty. Allora, io onestamente sono stata più struccata che truccata in questi ultimi mesi, però ho ricomprato alcuni dei miei eyeliner colorati. Praticamente io uso questi eyeliner colorati di questo brand che si chiama Glisten Makeup. Non so se si vede, mettimelo a fuoco, amo, eccolo, Glisten Makeup, si chiamano Weight Liners, e ne ho comprati due nuovi. Dove sono? Ho preso questo qua bianco e poi ho preso questo qua tipo viola un po' più scuro, sono molto carini e onestamente durano tantissimo, basta che abbiate tipo un pennello, ok, così, e principalmente bagnate, io metto l'acqua qui e poi prendete un po' di pennello qua e fate gli eyeliner colorati, e io li adoro, cioè li uso da un sacco di anni,
E in estate soprattutto è molto bello perché appunto facevo solo l'eyeliner colorato e non facevo nient'altro di più e sembrava che avessi fatto chissà che cosa, chissà che look pazzesco. Quindi ve li consiglio molto perché appunto sono cruelty free, sono vegani e sono veramente bellissimi e durano un casino. La prossima categoria è un prodotto del mondo vegano. Onestamente l'ultima volta vi ho parlato di Planter, ma questa volta non ho molto da dire perché non ho provato nuovi prodotti o non ho provato nuove cose che riguardano il mondo vegano, ma ho trovato gli Oreo alla pesca, raga. Praticamente c'è un negozio asiatico vicino a casa mia, cioè vicino, è abbastanza vicino, molto grande, proprio una catena. E hanno delle cose pazzesche, tra cui gli Oreo alla pesca. Hanno anche gli Oreo al matcha, però c'hanno il latte dentro. Gli Oreo originali, perché non lo sapessi, sono vegani di natura. Sono stati semplicemente vegani per puro caso, nessuno voleva che diventassero vegani. Però io ringrazio sempre questa cosa che gli Oreo sono vegani, perché per fortuna, cioè ci mancava solo che almeno questi biscotti non fossero vegani. Cioè sarebbe veramente triste. E quindi quelli alla pesca sono vegani, ma quelli al matcha no, non ho capito il motivo, però ecco. Quindi sicuramente questo mese ho mangiato un sacco di Oreo alla pesca, sono pazzeschi. Bene raga, ho finito il make-up tipo fuori dalla videocamera, perché se no non smettevo più di blatterare, non finivo più. Però siamo arrivati all'ultima categoria. L'ultima categoria sono i vestiti del mese. Il vestito di luglio è questo vestito qui, è molto semplice, però c'ha le solite maniche a sbuffo, è in cotone, c'ha questi fiorellini. Questo l'ho comprato quest'anno a luglio perché ho realizzato che non avevo tantissimi vestiti in cotone, ma che fossero anche molto semplici. Ogni tanto, sapete, anch'io cerco un po' di semplicità quando fa caldo. Quest'estate in Canada è stato terribile, quindi questo l'ho messo tantissimo e mi è piaciuto veramente tanto. Invece per il mese d'agosto è questo vestito. Se mi seguite da tanti anni lo sapete, lo metto tantissimo in estate, è il mio vestito estivo preferito. L'avevo comprato 4 anni fa da Madeleine Vintage, vi lascerò il link se mi ricordo, e lo adoro perché è un vestito di cotone, ha le maniche lunghe, è largo, ecco i fiorellini, è un bel colore, quindi è uno di quei vestiti che onestamente rappresenta il mio agosto. Non so perché, ma ad agosto questo è il vestito che voglio mettere sempre di più, e quindi niente, lo amo. Cioè dopo 4 anni l'ho così tanto usato che ormai vabbè ci c'ha un po' di segni di utilizzi, però finché non mi cade a pezzi addosso questo vestito rimane nel mio armadio. Allora raga, abbiamo finito, spero che questo video non sia troppo lungo e se siete arrivati fino a qua grazie mille. Ovviamente non dimenticatevi di dirmi i vostri preferiti del mese di luglio, di agosto, qualsiasi altra cosa, e noi ci vediamo la prossima volta e ciao.